mister, dopo che ho finito il match contro il Giovanile Centallo, per voi oggi una vittoria, tre punti importanti. Che gara ha visto? Ho visto un Acqui splendido, splendido, quello che mi aspettavo, perché ci siamo allenati molto bene in settimana, forse consci anche delle assenze che avevamo, perché tutta la settimana che picchio con questi ragazzi, che non devono essere alibi le assenze, quando ci sono, fa parte del calcio e tutto. Quindi poi io ho una rosa ampia e quindi sono riuscito a mettere in campo, nonostante tutto, una squadra forte che ha fatto alla lettera tutto ciò che abbiamo preparato e fatto. È stata una vittoria, secondo me, strameritata, perché fare due gol a Centallo è dura e non so quanti li hanno fatti, e vincere come abbiamo vinto, cioè soffrendo, perché abbiamo sofferto, perché loro giocano così e ti mettono in grande difficoltà, però poi siamo stati bravi sempre a ripartire, e comunque loro sapevano che se ci lasciavano spazi diventavamo pericolosi. Dunque si aspettava una prestazione di questo tipo? Sì, me l'aspettavo, perché so che la potevamo fare oggi, e quindi sono contentissimo perché si è fatto quelle quattro cose che servono in questi campionati. La cosa che ho chiesto di aggiungere rispetto alle partite che abbiamo pareggiato in casa, che sono quattro, le ultime quattro abbiamo fatto quattro pareggi. Purtroppo con i pareggi in campionati con un livello così stretto di punti è una mezza sconfitta. Serviva ancora un pochettino più di tecnica rispetto a quello che è la tecnica. La tecnica, secondo me, è la cosa fondamentale nel calcio, quindi se negli ultimi 20 metri ci puoi arrivare, se però poi devi aggiungere quel qualcosina che è quello che ti fa vincere le partite. Questo è un mio pensiero, però è così. I giocatori bravi, oltre che a fare corsa, devono mettere tecnica, e i difensori la tecnica la mettono quando leggono che c'è da mandare la palla in tribuna o da uscire, e questo è quanto ha fatto oggi la squadra. Spettacolare, splendida, bellissima. Però godiamocela, perché abbiamo il Cuneo che noi lo sappiamo, è una squadra forte, fortissima, che rispettiamo, e quindi vediamo adesso. Prepariamoci bene, sabato godiamoci come abbiamo goduto oggi questa partita, e speriamo di goderci la partita sabato, perché spero che sia una bella gara. Abbiamo pareggiato troppo. Purtroppo oggi il pareggio ti porta un punto, una vittoria a tre ed è determinante. Quindi, però io non posso dire nulla ai ragazzi, forse potevamo far meglio in questo mese e mezzo, però ci sono delle motivazioni, queste me le tengo per me, ne parlo con i ragazzi sempre e cerchiamo di fare il massimo, perché vogliamo arrivare a dare il massimo. Tanti ci davano retrocessi all'inizio del campionato, quindi tra quelle che lottavano. Noi sappiamo di non avere le caratteristiche per retrocedere, ma sappiamo che possiamo far bene se facciamo certe cose. E oggi i ragazzi hanno fatto tutto, quindi vi abbraccio tutti, perché sono stati veramente grandi, veramente grandi.